premessa, io l'anno prima avevo fatto il contratto col direttore generale dell'Inter perché avevo compiuto i 18 anni e quindi dovevo fare il contratto, non mi ero messo d'accordo, io ero l'unico che studiava del gruppo di ragazzi dell'Inter, era quello che quando c'erano da fare delle battaglie per un compagno che magari non veniva, trattato bene oppure guadagnava meno, io le andavo a fare e mi ricordo che si parlava di un'offerta di 40.000 lire al mese e quando io sapevo che altri ne guadagnavano 80 appena arrivati, più il alloggio, io vivevo a Milano, quindi non avevo certi problemi di vitto e alloggio, però non mi sembrava giusto. Quando lo disse al direttore generale Allodi, questo mi mandò a casa e disse anche all'allenatore non farmi giocare, non saputello. L'allenatore era Maino Neri, mediano dell'Inter, due studenti eccetera, io ero il capitano della sua squadra, riparlò con Allodi, io ritornai e Allodi appena seduto davanti alla sua scrivania, che già allora sedere alla scrivania dell'Inter non era una cosa per un ragazzo di sentire tranquillo, chiamò la segretaria, signora Rosanna, porti uno spillo che questo che ha studiato lo sgonfiamo. Poi mi offrì 60.000, una via di mezzo che io accettai perché poi avevamo anche bisogno, poi cosa potevo fare. E quindi poi faccio quell'anno, tra l'altro con una cosa, io dovevo andare, ero chiesto di andare a Como a giocare nel Terrera, non mi chiamavano, io non avevo capito cosa voleva dalla mezza punta Herrera, allora non si chiamava mezza punta, lui voleva che l'Inter giocasse come in Spagna 4-2-4 e io dovevo essere il secondo attaccante, io giocavo sempre a centrocampo e non capivo questo modo di giocare, quindi lui mi aveva cancellato e io a mercoledì c'è Inter, Bologna-Inter del campionato di Serra a Bologna, era novembre, l'Inter era entrato in una fase un po' critica e il presidente era a Roma, doveva tornare a Milano tra l'altro a firmare il mio passaggio a Como in aereo, invece disse al suo autista, senti andiamo in macchina che andiamo a Bologna a vedere cosa sta combinando il mago. Io feci una partita liberato anche dal fatto che finalmente andava a giocare eccetera eccetera, feci due gol partendo da metà campo e a fine partita, stanco perché pioveva, terreno bagnato, pesante eccetera, sento dietro di me Moratti, presidente, che dice Herrera, è inutile che lei continui a dirmi che non è pronto, ma non ha visto cosa ha fatto, questo deve giocare. Però io non pensavo che si riferisse a me sinceramente, pensavo a un altro mio compagno, perché nel campionato di Serbia giocavano quelli che dopo l'infortunio riprendevano. Fatto sta che al mattino stavo preparando il primo esame che volevo dare all'università, perché avevo preso il diploma di ragioniere, che era diritto privato, non l'avevo mai dato purtroppo, e mi chiamo mio compagno, non almeno un quarto, dice guarda vieni subito a allenarti al campo Gambini, io dico ma quindi per... e poi mi chiami tu, ma la sede, l'Inter apre alle 9 la sede, e no guarda ci sono degli infortunati, ma guarda me l'ha detto Herrera, io mi presento, Herrera mi guarda in faccia e mi dice se la sente di giocare domenica a Palermo? Io sono le scene dello scorpione, me la facevo addosso, però l'ho guardato negli occhi, sì, mi fa, se ricordi che se gioca male non gioca più e non può più, c'era un regolamento per cui non potevo essere trasferito, io non lo sapevo, sì lo so, se cambi, mi fece fare allenamento con Suarez e Corso che continuavano a lanciarmi, io ero morto. Il mago mi chiedeva come sta, bene, bene, forse ancora, sì, invece non ne avevo per niente e Suarez e Corso che mi lanciavano e poi rendevano come dei matti, sono andata a casa, sono andata a letto, sono andata a Palermo e da lì è nata una storia. Quando sta a fine anno io avevo giocato tutto l'anno col contratto da ragazzino, invece di andare in sede dal direttore generale dell'Inter mi chiama la segretaria del presidente. Dice guarda, ha detto il commendatore se viene qui alla sala perché per fare il contratto. Mamma mia, non c'erano i procuratori allora, poi il procuratore non c'entrava neanche in quell'ufficio, se ci fosse stato. Vabbè, arrivo e già questo ufficio, personalità di quest'uomo, capelli bianchi, la sigaretta, mi parla della scuola, università, mi raccomando, sapeva che ero fino alla fidanzata. E io tutto e poi mi fa, allora quanto vuoi l'ingaggio?
Presidente, non so, faccia lei, guarda. Vanno bene 17 milioni. Io non... Sì, sì, ma qualunque cosa avesse detto per me andava bene, chiaramente, no? Però addirittura, vabbè, poi allora riparliamo un po', mi dice, mi raccomando, come... Poi va bene, allora passa in sede a firmare, io avverto, io mi alzo, lo saluto, mentre lo sto salutando, fa, ma l'anno scorso tu con che contratto hai giocato? Col contratto da ragazzo, quanto guadagnavi? 60.000 lire al mese. Ah, non è giusto, ma non bene 7 milioni di conguaglio. Ragazzi, la strada, tanto non prendevo il tram perché erano 25 lire risparmiate, ma io non l'ho vista la strada. Ma il più bello è quando arrivo a casa, lo dico a mia mamma, mi dice, ma tu sei matto, hai capito male, non hai capito niente, ti danno a te per giocare tutti questi soldi. Cioè, era una cosa, ma il Presidente era fantastico. Ma il mago, il bello fu che poi io andai a giocare a Palermo e lui voleva che giocavo seconda punta. Palermo l'anno prima l'Inter aveva perso, aveva quattro difensori che solo a guardarli l'Inter la facevi addosso, menavano i Marcantoni. E allora io, lui mi fece la tattica, spiego bene, mi mise il mio numero 8 dietro a centravanti, eccetera, eccetera. E io dentro di me, un po' da ragazzino, un po' impertinente, un po' io sentivo il peso del fatto del nome di mio padre. E c'era la maggior parte dei giornali, della gente, diceva che io giocavo per il nome, ma non ero capace di giocare. Allora io dentro di me, da ragazzino impertinente, dissi, se io gioco come vuole lui, che non capisco com'è, faccio una figuraccia, mi rimandano indietro e dicono che gioco perché mi chiamo Mazzola. Io gioco come gioco dei ragazzi, poi io ero un nazionale minore, cioè non ero uno... Allora io faccio tutta la partita, perché poi io da centrocampo andavo anche, però non stavo là davanti, come dicevo io. Fine partita, mi ricordo, hotel di Legia a Palermo sul mare, uno dei posti più belli, poi i primi posti belli che vede, il mago mi prende e mi mette la mano sulla spalla. Ragazzo, allora hai fatto bene, adesso qui, adesso là, bravo, hai fatto questo. E io da impertinentino dicevo, t'ho fregato, te sarai il mago, però l'hai capito che non ho fatto quello che volevi. Però non c'è neanche una. Poi mi dice, allora adesso fai parte della squadra, domenica c'è il derby, non gioca. Che sai, il derby, la domenica dopo c'è Inter-Atalanta, gioca. Però non gioca seconda punta. E io dico, hai capito che non sono mi guarda e mi fa, gioca prima punta, perché farò di te una grande punta. Aveva capito tutto. Però aveva ragione lui, eh.